tutti noi dopo le ultime prestazioni, invece è stato un po' uno schiaffo questo, diciamo, per ritornare con i piedi per terra. Sottoterra. È stata uno schiaffo pesante perché sinceramente non mi aspettavo una prestazione di questo tipo, un primo tempo di questo tipo, un approccio alla partita di questo tipo. Quindi la vergogna è grande e la sento addosso, quindi non posso che faccio fatica a dire in totale quello che penso perché non è giusto. Però non possiamo andare avanti in questo modo e quindi dobbiamo prenderci le responsabilità e dobbiamo ammettere che abbiamo fatto cagare veramente. È stata una vergogna, un approccio di questo tipo è stata una vergogna. Anche chiedere scusa vorrebbe dire prendere in giro, no? Quindi bisogna stare zitti e sentirsi la vergogna addosso. Mister, ma i giocatori si vergognano? Io parlo per Fabio Gallo, parlo per un uomo di 48, quasi 49 anni, che è 30 anni che fa il professionista, 10 da calciatore giovane, poi 30 da professionista, 20 di carriera e 10 da allenatore. Fabio Gallo si vergogna di aver assistito a una partita di questo tipo. Quindi questo non vuol dire abbassare la guardia, questo non vuol dire mollare, questo non vuol dire non sono abituato, sarebbe troppo facile, no? Quindi non mi fate neanche la domanda, mister ha paura dell'esonero, mister non me la fate, non è nella mia indole, non è nel mio essere uomo. Io sono uomo diritto, in piedi, e che è abituato a affrontare qualsiasi tipo di situazione. Io sono abituato a affrontarla a testa alta e con la massima dignità e col massimo rispetto per chi mi paga e per chi mi giudica. A fine primo tempo io ho parlato con questo tono alla squadra, intanto non c'era bisogno di urlare, gli ho detto solo di provare a perdere questa partita con meno vergogna possibile, di andare a ricercare, che tanto di calcio non c'era niente da dirgli, no? Di andare a cercare la dignità che ognuno di noi deve avere in un momento come questo, il rispetto per la maglia che indossiamo, per la gente che ci viene a guardare. Oggi sicuramente questo è mancato. Complimenti, perché avete fatto una bellissima partita. A parer mio avete giocato comunque forse la miglior squadra che è venuta qui a Libero Liberati, una squadra insomma corta, una squadra che aggressiva, che ha lottato su ogni pallone e che ha meritato di vincere Liberati. Sì, sono d'accordo sul fatto che credo che il risultato sia giusto, insomma, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una prestazione molto positiva, siamo contenti, ti ringrazio per i complimenti che in giro alla squadra. Ora il nostro obiettivo è non fermarci, mancano 7 partite e abbiamo comunque la spensieratezza di giocarci in ogni partita al massimo, intanto siamo dove non pensavamo di essere e ora ce lo godiamo, ma non vogliamo fermarci. Mister, io non posso che rinnovare i complimenti che ha fatto il collega Maturini, perché avete vinto i duelli in ogni metro del campo. Ternana che sistematicamente ha perso ogni duello, sempre seconda su ogni pallone. E quindi le chiedo di questo risultato, senza discussione, insomma, giustissimo, ma che ha visto in questo incontro? Non solo la parte positiva della sua squadra, ma la Ternana rispetto al giro dell'andata, come l'ha vista? Peggiorata, penso. Ma ora mi hanno già domandato i suoi colleghi, non è bello parlare degli avversari, però
soprattutto per una prestazione nostra così positiva. Riguardo la sua affermazione, riguardo a noi, penso che oggi più che i duelli abbiamo vinto di squadra. Poi magari nel vincere di squadra sono emerse magari anche forse qualità che individualmente non ci riconoscono. Sulla Ternana credo che ora le difficoltà non siano solo nelle qualità individuali, perché i giocatori sono forti. Non è facile per una retrocessa, un pubblico un po' ostile, giocare dopo aver cambiato obiettivo, perché la Ternana tutti sappiamo che valori ha individualmente, però ora credo che la Ternana debba un pochino cambiare obiettivo. In questo momento non è facile, perché come va in difficoltà e il pubblico magari non ti sostiene, le difficoltà si duplicano. Sì, ma le posso fare una domanda che riguarda la sua squadra? Voi domenica scorsa avete pareggiato con Renate 1-1 sul vostro campo al Galli, stavate in svantaggio 1-0. E quindi, se le cronache non dicono il falso, vi hanno cominciato a mettere in discussione con qualche dissenso anche i vostri tifosi, nonostante la classifica ottima. Quindi, qual è la differenza che voi avete recuperato, che la Ternana invece ha preso del gol? Ma noi ci dobbiamo salvare, quindi noi abbiamo un entusiasmo che, insomma, poi non è vero, non so cosa hanno scritto i giornali, ma di senso, noi abbiamo preso gol dopo 15 secondi, poi abbiamo fatto la partita tutti i 90 minuti. Sapete quanto è difficile in questo campionato, se vai sotto, riprenderla. E oggi l'avete visto, insomma, perché la Ternana è andata sotto e poi abbiamo avuto più possibilità, forse noi di loro, per rifare gol. Quindi noi non viviamo le difficoltà della Ternana, non possiamo neanche paragonarci. Fortunatamente, perché abbiamo poca esperienza e quindi per noi è più semplice, dai, non è facile venire qua e fare questa partita e vincere, però non è facile giocare quando le cose non vengono, quindi. E poi vi chiedo per favore di non chiedermi nulla sulla Ternana, perché non sono la persona più indicata a parlare della Ternana. Mister, nel secondo tempo ha reagito bene la Ternana o avete mollato un po' voi la presa? Ma credo che sia una conseguenza del risultato. La Ternana ha giocato un po' più offensiva, perché ha messo tutti i giocatori offensivi, era 4-2-4 mi sembrava a un certo punto. Noi abbiamo cercato di non snaturarci, però ovviamente, ripeto, uno contro uno la Ternana ha tanti valori e qualche volta abbiamo un pochino subito su questo, però abbiamo rischiato poco e credo siano tutte cose normali. C'è grande forza individuale nella Ternana e ora non riescono magari a sopperire anche come squadra. Però io ai miei posso far solo grandi complimenti. Qual è il